per essere qui oggi. Oggi siamo tanti in questo luogo, la Casa della Pace, un luogo che la nostra comunità ha voluto dedicare alla costruzione di una cultura di pace e alla mediazione dei conflitti. Oggi siamo qui per dedicare questa piccola piazza ad un giovane giornalista e volontario della pace, Vittorio Arrigoni. Vittorio è morto a soli 36 anni, rapito e ucciso da una frange eversiva ultra radicale palestinese a Gaza City il 15 aprile del 2011. Questi eventi tremendi hanno interrotto una vita spesa con l'International Solidarity Movement in un impegno continuo per la pace in tutto il mondo, dall'Europa dell'Est all'Africa, fino all'approdo definitivo a Gaza, dove Vittorio aveva scelto di vivere nel 2008, e da cui con il suo blog, Guerrilla Radio, fu l'unica fonte giornalistica occidentale sul luogo durante l'operazione Piombo Fuso. Non ho avuto il piacere di conoscere personalmente Vittorio. Ho iniziato a leggere quasi per caso le sue testimonianze da Gaza. Lo vidi la prima volta in un videomessaggio che aveva inviato da Gaza per ritirare virtualmente il premio Città di Sasso Marconi nel 2009. A ritirare il premio quel giorno era presente la madre di Vittorio. A lei, ad una donna forte e determinata nella ricerca anche della verità, voglio esprimere tutta la vicinanza e l'affetto della nostra comunità. Le circostanze della morte non sono ancora del tutto chiare. Sicuramente, al di là della mano omicida che ha colpito e di chi l'ha armata e indirizzata, Vittorio è stata vittima del fondamentalismo, dell'intolleranza e della malvagità, di chi è convinto che solo con le guerre e la violenza sia possibile risolvere i problemi. A chiunque rivolga uno sguardo obiettivo e tranquillo è invece evidente il contrario. Dobbiamo ringraziare Vittorio per aver sottolineato con la sua vita e la sua morte esemplare questo principio elementare. Nel videomessaggio da Gaza emergevano parole come democrazia, libertà, diritti umani, uguaglianza, pace. Parole che spesso sembrano armi agli occhi di chi si muove vigliacamente in nome di interessi ottusi. In quanto armi si pensa che vadano combattute, sopraffatte, con armi più potenti, che hanno solo il risultato di istigare nuove paure e nuove violenze, in un circolo che nulla ha di virtuoso e che semina sopraffazione, disperazione, distruzione e morte. Il suo messaggio si concludeva con un «Restiamo umani». Voglio ricordarlo con una citazione tratta dal suo libro «Restiamo umani», un titolo che già da solo dice molto. Nel suo libro diario egli ripercorre e racconta la sua esperienza sull'operazione Piombo Fuso nel gennaio 2009. La data di quel diario è il 7 gennaio 2009. Vittorio racconta: «Qui a Gaza siamo tutti bersagli ambulanti, nessuno escluso. Mi ha appena contattato il consolato italiano. Dicono che domani evacueranno l'ultima nostra concittadina, un'anziana suora che da 20 anni abitava nei pressi della chiesa cattolica di Gaza, ormai adottata dai palestinesi della striscia. Il console mi ha gentilmente pregato di cogliere quest'ultima opportunità, aggregarmi alla suora e scappare da questo inferno. L'ho ringraziato per la sua offerta, ma da qui non mi muovo. Non ce la faccio. Per i lutti che abbiamo vissuto, prima ancora che italiani, spagnoli, inglesi e australiani, in questo momento siamo tutti palestinesi. Se solo per un minuto al giorno lo fossimo tutti, credo che tutto questo massacro ci verrebbe risparmiato. Restiamo umani». E questo ricordo, restiamo umani, non per assolutizzarlo, ma per associare la speranza di avere un po' di pace in quella terra così travagliata, lo troviamo nelle parole di quei tanti, a partire dal Presidente della Repubblica Napolitano, che all'indomani della sua morte hanno sentito il dovere di ricordare Vittorio il suo impegno per la verità e per la giustizia. La condivisione di quell'impegno che sentiamo comune a quello della nostra comunità ci porta oggi a dedicare a Vittorio questa piazza, per continuare con lui a testimoniare la verità, a raccontare le vite degli invisibili, a costruire la pace. Come mai il Comune di Casalecchio ha pensato di dedicare una piazza a Vittorio Arrigoni? Beh, il Consiglio Comunale ha deciso di arrivare a questa dedica dopo una riflessione condotta dal tavolo della pace di Casalecchio, che è un tavolo che riunisce ormai una ventina di associazioni pacifiste e che si riunisce in questo luogo. E da tempo avevamo sviluppato un ragionamento sulla vicenda israelo-palestinese e diciamo così, la morte di Arrigoni è stato anche un momento di riflessione profonda sulla situazione a Gaza. E da lì, in modo quasi istintivo direi, tutti i partecipanti al tavolo, compresi i componenti della giunta, hanno pensato fosse necessario
lasciare anche in questo luogo una testimonianza importante che raccontasse anche un'esperienza di vita che, per quanto e per come la vediamo noi, è anche un'esperienza di costruzione di una cultura di pace. Questo è un luogo nel quale appunto si costruisce pace. Che cosa rappresenta la figura proprio di Vittorio? Beh, in questi giorni molti hanno cercato in tanti modi di strumentalizzare una figura e di costruire attorno alla figura di Arrigoni una, diciamo così, immagine di uomo di parte. Noi pensiamo invece che appunto la parte nella quale si collocava Arrigoni era la parte della pace. Aveva scelto in un momento difficilissimo per Gaza di rimanere lì per testimoniare quanto stava accadendo e quanto appunto quella cultura della guerra aveva poi conseguenze terrificanti sulla popolazione civile dei territori. È un simbolo appunto di quella cultura di pace che spesso, in questo caso attraverso spesso la parola, la verità, la testimonianza e la testimonianza degli invisibili, riesce a dare appunto un contributo straordinario alla cultura di pace, alla costruzione della pace. Spesso quelle voci sono le prime a essere purtroppo anche appunto eliminate, proprio perché come dire, distoniche rispetto a quello che è, come dire, il rumore di fondo generale che nasconde le notizie o nasconde quegli eventi che si ritengono appunto dannosi per la costruzione anche di una cultura che non è una cultura di pace. In questi giorni purtroppo stiamo assistendo nuovamente a una vicenda di questo tipo. Quanto è vero e quanto è attuale il suo Restiamo Umani, il suo che ormai è diventato nostro Restiamo Umani? Straordinariamente attuale, basta leggere Restiamo Umani, il libro e le raccolte, ma anche leggere tutte le sue testimonianze da Gaza per capire come c'era questo suo stare dalla parte, appunto, io ho chiamato gli invisibili prima, perché nessuno ne parla, ma questo richiamo alla dignità della persona e ai diritti delle persone in una situazione nella quale quei diritti vengono calpestati spesso in nome di un legittimo interesse nazionale che mi sento in sincerità di mettere un po' in dubbio. E oggi noi facciamo un'azione di testimonianza e le azioni di testimonianza di fronte ai conflitti fanno parte di un dovere morale e civile col quale ricostruire la storia delle persone, la storia degli uomini, delle donne, dei bambini che soffrono in condizioni di guerra, in condizioni di disparità, in condizioni di privazione della libertà e delle condizioni minime di umanità. E fanno parte, credo, le testimonianze anche della possibilità di interrompere, di rompere la storia per costruire un'altra storia, per costruire una storia di pace. Credo che la rilettura della testimonianza di Vittorio Arrigoni, intrecciata con la cronaca, con l'evoluzione di ciò che avviene anche in queste settimane, anche in questi giorni, nei territori medio orientali e in tutto il Nord Africa, con i nuovi fermenti che interessano quella regione, ci dia per la prospettiva una speranza reale della possibilità di costruire per l'appunto una soluzione di continuità e di andare finalmente nella direzione della pace. Io credo che sia vero che idealizzare una persona significa togliere umanità. Vittorio Arrigoni è stato nominato da alcuni come un eroe. Credo che dobbiamo viceversa raccogliere in pieno, fino in fondo, la sua capacità di testimone della storia e di uomo impegnato per la costruzione della pace. Solo così renderemo giustizia al suo sacrificio, solo così forse potremo fare davvero qualcosa per diffondere la consapevolezza di un futuro diverso e possibile. Restiamo Umani di Vittorio Arrigoni ha un qualche significato dal punto di vista reale in quello che è il nostro contesto sociale adesso come adesso? Io spero di sì, credo che la declinazione di Restiamo Umani abbia certamente un senso diverso oggi qui in Italia piuttosto che
quanto punteggiava le cronache di Arrigoni da Gaza, però il tema del rispetto del valore dei diritti, seppur diversamente declinato, c'è anche qui, anche oggi, in tutti i contesti, e il mantenimento delle relazioni fra contesti apparentemente così lontani credo sia uno dei fondamenti della promozione dei diritti umani in ogni momento e in ogni tempo. Intendo dire che pur in condizioni di gravità così diverse, così imparagonabili, se non si mantiene fermo anche in condizioni di pace, di prosperità come le nostre, il tema del rispetto della persona e del rispetto reciproco fra le persone non si possono nemmeno immaginare, non solo praticare, ma nemmeno immaginare le possibili soluzioni per il ripristino della reciprocità e quindi nella pace nei contesti di guerra. Quanto i diritti umani sono salvaguardati nel nostro paese oggi? Anche qui il tema è quello dei raffronti, ovviamente in raffronto a condizioni come quelle della Palestina, in termini relativi ovviamente in maniera molto forte, molto alta, in termini assoluti, che era per l'appunto il ragionamento che svolgevamo, noi abbiamo ancora molti problemi di tutela dei diritti umani, basti pensare alle condizioni delle carceri o alle condizioni dei migranti o alle condizioni di alcune cosiddette minoranze, mi viene in mente il popolo rom, o anche molto più semplicemente alla condizione di lavoro di molti italiani sfruttati, vittime delle organizzazioni mafiose, del caporalato, della criminalità, o al tentativo progressivo di erosione di diritti che noi consideriamo acquisiti da sempre e che però a fronte dei cambiamenti mondiali o della crisi nazionale vengono quantomeno messi in discussione, il diritto del lavoro in primis. Siamo contenti perché riteniamo che vada bene, tutte le persone che sono dalla parte delle vittime sono nostri amici. Che cosa rappresenta Vittorio per voi? Rappresenta, diciamo, l'esemplare di tutti quei giovani che vanno in questi posti a impegnarsi socialmente e in maniera non violenta e disarmata. Posso chiederti, a proposito di questi contrasti, di queste polemiche, per meglio dire, che sono emerse in questi ultimi giorni in riferimento al dedicare la piazza a Vittorio Arrigoni, tu cosa ne pensi? Ma io penso che le polemiche ci sono, non è un problema, però sono figlio un momentino di una cultura vecchia, della cultura della guerra, e la cultura delle ragioni della guerra, che non sono le nostre ovviamente. Noi abbiamo in questi anni conosciuto parecchie realtà israeliane e palestinesi, tipo Parent Circle, i Refusnik, i combattenti per la pace, e questi ci danno speranze proprio perché c'è un passaggio verso il dialogo, e anche se si mettono il fardello del passato sulle spalle, però guardano avanti cercando doverosamente di superare la situazione. È una questione di cultura di pace e cultura di guerra. Questa è la cultura della guerra, le polemiche sono la cultura della guerra.